Bentornati a questa nuova puntata! Il gioco che vi presento qua è uno dei primi giochi di lancio del Mega Drive. Indovinate qual è? Non ve lo voglio dire, sennò vi rovino già la sorpresa. Buona visione! Nel 1989, proprio inizio era Mega Drive, la Sega porterà nella sua console Mega Drive un gioco che è diventato di culto praticamente da subito, Golden Axe, che è una sorta di gioco sottogenere a fette lacera. La storia parla del tiranno Death Adder che ha rapito il re e la principessa del reame di Yuria e rubato il simbolo stesso del regno, che è la scure d'oro, che si chiama appunto Golden Axe, minacciando di uccidere i regnanti e distruggere l'Ashas. Addirittura la popolazione di Yuria non si piegherà al suo volere. Ci sono tre eroi che vogliono fermeranno questa terribile armata di Death Adder e rovesceranno il suo terribile governo. Insomma, una trama molto semplice, ma abbastanza decente per un gioco del genere. Graficamente, Sega ha fatto un ottimo lavoro per portare questo gioco sul Mega Drive. Esisteva già l'arcade e qui è stato fatto proprio un ottimo lavoro di conversione. Certo, c'è sempre un numero limitato di colori, ma sono tutti ben dosati e riescono a dare a volte un senso di vecchio, ecco. E per quanto riguarda invece anche la fluidità, possiamo dire che qua è tutto perfetto, non ci sono interruzioni ed è anche molto fluido. Cosa da tenere ben presente sono le animazioni, che qua sono ben curate e diciamo forse un po' troppo ripetitive, ma sono molto belle da vedere. Ogni personaggio, sia uno di quelli che usiamo e anche i nostri avversari, hanno un proprio aspetto, ognuno si distingue. Sul lato del sonoro invece abbiamo pochi effetti sonori che fanno sembrare il gioco abbastanza silenzioso, ma questa è una cosa su cui non ci si può fare tanto caso, eh. E invece per quanto riguarda la musica di sottofondo, è soltanto un tema musicale che è ben integrata all'atmosfera molto fantasy e molto retrograda di questo gioco, che risulta perfettamente integrata a questa atmosfera. Per quanto riguarda la giocabilità, Golden Axe è un picchiaduro a scorrimento in cui il nostro scopo è quello di eliminare tutti gli scagnozzi di Death Adder che compaiono sullo schermo. Tutti, a quelli armati di mazze, cavalieri in sella di draghi, scheletri animati, anche alcuni boss. Si attraversano molti ambienti, molto fantasy, fino ad arrivare addirittura al castello di Death Adder. Ma ci saranno anche dei luoghi molto originali, come un villaggio costruito sul dorso di una gigantesca tartaruga. In questo gioco sono presenti anche molte mosse che riescono a essere molto efficaci e alcune no, a seconda del personaggio che useremo, che sono tre. Cosa molto importante, in questo gioco si usa occasionalmente la magia. Sono
molto utili, soprattutto per eliminare molti più nemici contemporaneamente quando non riusciamo a usare le armature convenzionali. Cosa molto importante è che in questo gioco può esserci di molto aiuto andare a cavalcare draghi o anche addirittura strane creature bipedi. Insomma, il gioco risulta essere molto divertente e se avete già provato l'arcade, qua la versione Super Mega Drive ha molti più livelli e risultano essere molto più divertenti e molto più belli rispetto al cabinato originale da sala giochi. Se non l'avete ancora trovato, quest'ottimo gioco, provatelo perché risulta essere molto divertente, ma il meglio doveva ancora venire con i suoi seguiti che verranno negli anni a venire. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione, ciao!